Ciao a tutti, ben ritrovati, siamo nei camerini, ci stiamo preparando perché i ragazzi stanno per salire sul palco, siamo con Francesca che ci sta dando una mano nelle nostre interviste. Camerino del, ormai non dico più ITC perché ho paura, come si chiama adesso sta scuola? ITC. ITC, ok. ITC. Allora, raccontami un po', che cosa farete questa sera e com'è l'ambient qui dentro? Allora, faremo il musical, Hairspray, diciamo che è bello, a me piace personalmente. Sì, ti piace vincere facile alla tua scuola. No, a me piace, basta. E niente, siamo tesi, ma come tutti gli anni, d'altronde... È il festival, non si può non essere tesi e speriamo vada tutto bene e speriamo arrivi sul podio. I gufi là dietro che ci stanno guardando, come dici che si comporteranno? Benissimo, come tutti gli anni, benissimo. Francesca, invece tu cosa vuoi chiedere? Beh, innanzitutto perché avete scelto proprio questo musical? Beh, perché ci piaceva, già dall'inizio dell'anno scorso, appena avevamo finito il festival, subito abbiamo pensato all'anno dopo. Così si fa, perché per preparare certe cose ci vuole un bel po' di tempo. Ma i ragazzi, tu adesso sei appena arrivata e devi sapere che i ragazzi si preparano più o meno da settembre, ottobre? Sì, settembre, ottobre. Da quando proprio andate a scuola, quindi. Ah, perfetto. Però non è una scusa per non andare a scuola, vero? No, assolutamente no, figuriamoci. Sì, facciamo finta di crederci e vedo anche la rappresentante delle ITC, le rappresentanti, venite qua ragazze, prego. Allora, una si mette vicino a Francesca, allora loro sono le ragazze che organizzano tutto quanto per la scuola, quindi le lascio a te, dai, vediamo un po' come le vuoi mettere in imbarazzo. Beh, da quello che ricordo c'è cioè, il rappresentante è quello che si deve beccare tutti i fardelli, esatto. E perché avete proprio deciso di prendervi questo impegno così grosso? Beh, allora, diciamo che abbiamo tutte e due una grande passione per questa manifestazione e quindi abbiamo trasformato la nostra passione anche in un lavoro, mettiamola così. È stato più impegnativo del previsto perché non pensavo fosse veramente così impegnativo, però alla fine ne vale la pena. Si consuma tutto in 4 serate e nei giochi sportivi e tutto quello che c'è prima, però veramente è una soddisfazione enorme sapere di essere stata dietro ad organizzare tutto, cioè boh, mi rendo orgogliosa già da me. Ecco, poi mi rendono orgogliosi loro che fanno tutto il lavoro. E quindi bisogna ringraziare anche tutti quelli che partecipano insieme a noi, perché noi due da sole non avremmo fatto niente senza di loro. Lei fa anche la cantante solista, te lo dico così. Complimentissimi, veramente. Benissimo, allora adesso... bello difficile questo, cioè, non è una cosa da poco. E non hai ancora visto il palco quando iniziano a insultarsi là fuori, vedrai che cosa succede. Mi sono arrivata delle richieste strane su Twitter, tipo vota il nostro liceo, vota la nostra scuola. E io non voglio fare questo tipo di cose perché esatto. Siete tutti diversi e talentuosi, secondo me. Sì, no, anche perché se poi ti metti in mezzo a una faida tra scuole, cioè, ne esci a pezzi. Non potrò più tornare a Bolzano e invece ci tengo, quindi è meglio di no. Benissimo, allora grazie mille ITC o ITE, quello che siete diventate. Benissimo, prossimo camerino, andiamo a vedere come continua dietro le quinte. Camerino delle IT con Monica, rappresentante. Allora, come sta andando questo pre-festival? Siete pronti? Sì, siamo pronti, siamo gasatissimi, c'è un sacco di gente che è venuta a guardare e adesso speriamo che le esibizioni vadano bene e puntiamo in alto. Con gli striscioni come siete messi? Gli striscioni... abbiamo avuto delle buone idee e... La realizzazione è andata tutto a posto? Tutto sì, okay? Sì, perfettissimo, benissimo, sì. Benissimo. Tu Francesca vuoi fare due chiacchiere con il tuo quasi collega? Certo, con Simone, che invece si esibirà come cantante solista. Esatto. E che cosa proporrai? Ordinary People di John Legend. Che è un pezzone, che è molto difficile, lui è un figo, ha vinto anche l'Oscar, quindi è una grossa responsabilità. E perché proprio lui, cioè, perché? Beh, intanto mi piace molto la sua voce, come si pone nelle canzoni e nei concerti. Poi il pezzo anche mi piaceva molto e quindi ho deciso ovviamente di portarlo. Bravo, che è diventato un classico, quindi ottima scelta. Veramente. Io l'ho sentito anche alle prove, veramente molto bravo il ragazzino qua. Grazie, mi commuovo. Bravissimo. Bene, allora noi continuiamo il nostro giro e andiamo dalle altre scuole, vediamo cosa stanno combinando e vediamo come sono messi anche loro con gli striscioni. Sì, possiamo chiedere anche a loro.
Siamo nel super affollato camerino del Torricelli, ragazze che si truccano, gente nuda, insomma un po' un disastro. Con i due rappresentanti super organizzati, spiegatemi il perché di questa maglietta, Alessandro, vogliamo sapere tutto. Allora, questo è un motto nato l'anno scorso, Ixum Tauri, che in latino vuol dire qui ci sono i tori, perché è un gioco di parole, tori, torricelli. E abbiamo deciso di lanciare questo brand, pensiamo di fare i fashion blogger da grandi. Ah, ma siete avantissimi! Sì, potrebbe essere un'idea, cioè ho fatto lo scientifico apposta per fare il fashion blogger. Ma infatti è proprio una faccia da fashion blogger, eh? No, me lo dicono tutti. E le tue ragazze qua che vedo che si stanno truccando, disegnando? Sì, si stanno preparando per la danza moderna, che è la 16ª esibizione, si stanno disegnando cose strane. Ingranaggi, orologi, insomma. Sei soddisfatto? Perché, sì, molto. Cioè, la nostra danza quest'anno è a tema del tempo, il tempo che perdiamo in cose futili. Quali, tipo fare il fashion blogger? Tipo fare il fashion blogger. E quindi si stanno truccando a tema, diciamo. Invece dall'altra parte che cosa ci dice Tommaso? Francesca, tutto tuo. Mi ha appena parlato di una gem, quindi adesso vorrei che tu mi spiegassi un attimo di cosa si tratta. È una cosa molto particolare, faremo un concerto un po' insolito, diciamo, non suoneremo cose tradizionali come strumenti, ma cose molto particolari e oggetti principalmente, quindi faremo ritmi con mestoli, con abbiamo organizzato una piccola band che però suona oggetti particolari, tra cui dei bicchieri, il cristallofono che in realtà ho utilizzato come strumento e in cui mi sono cimentato per mesi a impararlo e non ho imparato. Bene. Complimenti, veramente originale. Lui suona anche, devi sapere, alle serate classiche ha suonato la fisarmonica, giusto? Sì, mi piace passare da uno strumento più strano a uno ancora più strano e quindi ho detto la prossima cosa che farò non so cosa, cioè peggio di così nel senso, però troverò qualcosa per il prossimo turno. Che strumento assurdo possiamo trovare, Francesca? Tu che fai la cantante, avrai visto qualche strumento assurdo? Ma in realtà gli strumenti, cioè non è che ci sia veramente uno strumento assurdo, perché in realtà tutto può suonare se si se c'è questo suono che si propaga nell'aria, puoi suonare qualsiasi cosa, anche non lo so, una ragazza. Ti propongo allora un'esibizione straordinaria io e te a pernacchie sotto le ascelle. Questa ti va? Non la so fare. Allora io faccio le pernacchie e tu fischi. Non riesco a fare anche questo in questo momento. Fischiare è troppo semplice. Accidenti. Esatto. Va bene ragazzi, Torricelli in bocca al lupo, ragazze fate un po' di tifo là dietro. Visto che Francesca ha fatto il classico, siamo nello spogliatoio del classico Carducci e lasciamo l'intervista alla cantante del classico, a Francesca. Io abbandono e me ne vado. Sì, qui abbiamo una cantante che si chiama Alma. Sì. E che cosa canterai stasera innanzitutto? Canterò Son of a Preacher Man, versione di Joss Stone. Quindi super soul. Esatto. Anche i ricci tipici di Joss Stone, quindi sei partì già bene. E perché ti piace lei? Perché non so se si possono dire certe parole in televisione, però è cazzuta, basta. In poche parole è questo. È una... Spero di esserlo anch'io stasera, però vediamo. Insomma, comunque sì, è una donna, mi pare anche tu, comunque ben fornita, quindi non ti preoccupare, andrà tutto bene, mettici la grinta. Complimenti. E i ragazzi del Carducci, siamo qua con la rappresentante, che altre esibizioni avete stasera? Stasera abbiamo, oltre alla cantante solista, abbiamo i gruppi musicali che suoneranno Don't Stop Believing dei Journey e poi abbiamo la nostra bellissima danza moderna e poi ci sarà il contest di danza al quale parteciperanno tutte le scuole. Quindi la danza moderna si scontra direttamente con quella del Torricelli che siamo appena andati a vedere, si stanno preparando. Come ho detto in un'intervista precedente, questo non è certo un mio problema. Al Tognolo invece siamo con il macissimo rappresentante che non mi ricordo, Simone Stefano, invece. Stefano, sono vecchio, scusatemi. Allora, come sta andando? Bene, dai, siamo carichi, ci abbiamo già il calore dentro, l'adrenalina sale, siamo tutti pronti. Tu mi confermi o mi smentisci sì, clamorosamente? Sì, no, giusto. Cosa, che esibizione avete stasera? Tante, abbiamo lei che fa cantante, poi ci siamo noi col balletto moderno e il contest. Di danza. Contest di danza, sì. Con chi è la protagonista? In che senso? Balla solo una ragazza, no, o avete un gruppo? No, siamo in tre, che è il massimo del numero, il minimo era due, quindi... Come pensi che andrà? Benissimo. Se te la sei lanciata non è colpa mia. No. Facciamo parlare la tua cantante? Sì, vai. Siamo qui con Silvia che appunto canterai, che cosa proporrai? Destinazione Paradiso. Quindi... Super pezzone di Gianluca Grignani. No, quella di Laura Pausini. Ah, ok, che è una versione ancora più
Diciamo sì, ovviamente più femminile, però in realtà l'ho apprezzata maggiormente, quindi complimenti, perché la Pausini è bella tosta da cantare. Perché hai proprio scelto questa canzone? Beh, perché è una canzone che comunque l'ascoltavo anche quando ero piccola e mi è rimasta impressa anche. Anche questo affollatissimo camerino del Pascoli, siamo qua con tutte le ragazze e con le rappresentanti. A occhio, state per ballare, vi sarà va in giro sempre così? No, grazie a Dio no, stiamo per ballare. La collega invece dice che tu vai sempre io in giro. Io vado a scuola così. Complimenti, e ci torni anche una volta che sei andata? Di solito mi tocca perché mi interrogano io. Raccontatemi un po' come andrà stasera, che cosa avete in ballo? Andrà bene, quello è sicuro. E questa sera ci sarà l'esibizione del musical, della danza moderna. E ci sarà il dance contest che vedrà partecipare tutte le scuole. E siamo in agitazione. Io ho visto le prove del vostro musical ieri. Non vi dico che mi è piaciuto tantissimo perché sennò vi esaltate. Come pensate che sarà accolto dal pubblico? Spero bene, è bellissimo e penso lo meriti, no? Un riconoscimento, speriamo ce lo abbia. E Francesca, tu invece volevi parlare con l'altra rappresentante, sì. Sara in Sara. Dato che è così appunto curioso questo trucco, un po' psichedelico, mi piace. Cioè, perché vi siete truccate così? Perché siamo forti e con questo trucco psichedelico dobbiamo spaccare con tutti quanti, insomma. È un trucco a tema? No, non è a tema, è solo perché è forte. Va bene. La vostra cantante, che noi sappiamo essere bravissima e che sta nascosta lì dietro, si esibisce invece domani, giusto? Sì, domani sera è una delle ultime. L'abbiamo sentita, mi emoziona ogni volta che la sento cantare, è proprio brava. Ci dispiace solo che Francesca domani non ci sarà, però nel caso la leghiamo, la portiamo a casa mia, la facciamo dormire con me e i miei gatti. Non c'è problema. Sei allergica ai gatti? No. Ne ho tre. Benissimo. Perfetto, poi ho un fidanzato un po' ciccione che russa, ma fai finta di niente, quello lo mandiamo fuori. Benissimo ragazzi, allora in bocca al lupo, un po' di tifo qua dietro.